Visite guidate, conferenze, videoproiezioni, esibizioni musicali e perfino una cena a base di prodotti coltivati nelle terre sottratte alle mafie. Tutto in una notte. Succede a Trani, la città che ieri ha ospitato la Notte Bianca della Legalità, un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto Testimoni di Legalità Attiva, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Una lunga maratona di eventi partita nel primo pomeriggio e conclusasi solo in tarda serata, con tantissimi appuntamenti organizzati in diverse zone della città e che hanno coinvolto istituzioni, locali e associazioni. La manifestazione è stata promossa dalla Prefettura dell'Abate e dall'amministrazione comunale nell'ambito del patto educativo provinciale con la collaborazione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Trani. A fare gli onori di casa il sindaco Amedeo Bottaro. È una notte speciale, banalmente non è la notte bianca della legalità, ma è una grande notte in cui nei luoghi di ritrovo consuetudinari della nostra movida ci incontriamo, le istituzioni si incontrano con i giovani per stare insieme ai giovani, tutti dalla stessa parte, tutte nelle stesse piazze, a difendere quelle piazze che sono le piazze dei giovani, piazze che devono essere tutelate, difese, salvaguardate da tutti questi ragazzi che alla fine finiscono per essere le nostre sentinelle, ma anche banalmente le sentinelle di loro stessi, della loro vita, del loro svago. Un chiaro messaggio contro l'illegalità che ha raggiunto le strade e le piazze di tutto il centro storico, ma che purtroppo non è stato recepito da tutti. A pochi passi dai luoghi dove si stava svolgendo l'iniziativa, in via Amedeo, infatti, si è registrato un nuovo tentativo di furto d'auto, simile a quello avvenuto pochi giorni fa in un parcheggio di via Barletta, sventato dal provvidenziale intervento di un commerciante. Anche stavolta il colpo è fortunatamente fallito, ma i ladri hanno comunque mandato in frantumi i finestrini e arrecato danni alla vettura.